Ciao a tutti, oggi volevo costruire un generatore di segnali. Questo è un piccolo strumento che serve per generare dei segnali di onda triangolare e onda sinusoidale, che sono dei segnali in bassa frequenza, fino a 1 MHz, quindi sono segnali, diciamo, audio. E questo va usato insieme all'amplificatore che avevo fatto vedere in un video precedente. Ora andiamo a vedere cosa arriva nel kit. Io ho comprato questo kit perché viene fornito questo che è il suo scatolino, il circuito stampato già pronto, e qui vediamo i vari componenti. Siccome mi serve questo strumento, ne approfitto per fare un video per i principianti, per farvi vedere come sono le resistenze, i condensatori e i vari componenti e come si monta un circuito. Per prima cosa partiamo da queste che sono le resistenze. Vedete che hanno delle righe colorate e c'è un codice dei colori. Questo che vediamo è il codice dei colori delle resistenze. Molto facile da trovare, basta andare su Google e scrivere codice dei colori delle resistenze. La prima resistenza è R1, come vediamo segna un K, che vuol dire 1000 ohm. Questa resistenza ha i colori marrone, nero, nero marrone, quindi è 1000 ohm. Queste sono tre resistenze uguali, sono la R3, R5 ed R6. Il valore è 5,1 K. Il colore è verde, marrone, nero marrone. L'ultima resistenza, la R4, è da 330 ohm e dalle strisce colorate arancione, arancione e nero. Ora abbiamo tre potenziometri da saldare. Vediamo che qui all'interno c'è scritta una sigla. Potenziometri sono R2 e R7 che sono 50 K. I due potenziometri da 50 K sono segnati all'interno con la sigla B503. Il potenziometro da 100 K è segnato con la sigla B104 ed è R8. Bene, ora passiamo a montare lo zoccolo dell'integrato. Come vediamo nei circuiti integrati, sopra c'è una piccola tacca. Questo è il segno di riferimento. E anche sul circuito stampato, come andiamo a vedere, qui è presente la piccola tacca, che dovrà coincidere con quella che c'è sullo zoccolo e anche, come vediamo sul circuito integrato, qui in alto. Questo è un condensatore elettrolitico. Come vediamo sul lato ha una riga bianca e questo ci indica il negativo. E anche sul circuito vediamo che è presente del segno bianco, metà è bianco, metà no. Questi piccoli condensatori gialli non hanno la polarità, basta solo leggere bene il valore. Bene, ora sono rimasti solo questi connettori
questo connettore e la spina dell'alimentazione. Qui vediamo il nostro apparecchio montato e finito. È abbastanza piccolino, vediamo in confronto alla mia mano. Le dimensioni sono abbastanza piccole. Ora andiamo a provarlo collegato con un amplificatore due altoparlanti. Ora vediamo il circuito collegato con un amplificatore che avevo già assemblato in un video precedente e andiamo a sentire l'effetto delle varie regolazioni delle varie frequenze. Ora, questo qua è quello che regola il volume, diciamo, l'ampiezza del segnale. Questa è la regolazione fine della frequenza e questa è la regolazione più grossa. Ora cambiando questo si cambia la frequenza, proviamo a sentire come cambia. Sentite che il suono è molto più acuto. Ora io userò questo strumento come strumento di misura per iniettare il segnale negli amplificatori da riparare. Come si usa questo strumento? Qui vediamo uno schema elettrico di un amplificatore audio. Qui è l'ingresso. Se noi iniettiamo un segnale all'ingresso, dovremo trovarlo amplificato qui all'uscita. Però se c'è un qualche guasto, iniettando il segnale all'ingresso con il cercatore di segnale possiamo andare su tutti i punti, su tutti i transistor, resistenze eccetera eccetera e testarli a uno finché vediamo che il segnale non passa più. Esempio, se questo transistor qua il segnale è presente e qua non è presente, vuol dire che questo transistor è guasto. Così abbiamo trovato il guasto dell'amplificatore. Perché è utile un circuito così? Molte volte gli amplificatori hanno dei ronzii, dei suoni un po' strani. Con questo, che il suono è variabile, come abbiamo sentito la frequenza si può variare da più basso a più acuto, se io cambio il segnale sono sicuro che il suono che sento non è un disturbo, non è un ronzio, ma effettivamente è il suono che esce da questo circuito. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like ed iscrivetevi al canale per vedere altri bei video sempre riguardanti l'elettronica. Ciao a tutti!